Allora, benvenuti, buonasera a tutti. Siamo partiti un paio di minuti prima, così nel frattempo facciamo le classiche prove di audio, di video. Forse qualcuno già si è collegato. Un paio sicuri. Aspettiamo comunque ancora, visto che siamo in anticipo. Come sempre, per qualsiasi cosa, ovviamente utilizzate la chat. Sarà, diciamo, l'oretta che passeremo insieme conversando. Vedo Giacomo, vedo Luigi, quindi qualcuno ha già iniziato a seguirci. Ciao Luigi. Vedo cuoricini, vedo like, quindi vedo presenze. Sta salendo anche il numero e fra un po' si parte. Allora, cerchiamo di essere puntuali, dai, sono le 9, quindi partiamo. Poi ovviamente per chi verrà dopo, sicuramente ci sarà modo eventualmente di rivedere e di ripetere le cose che eventualmente abbiamo detto. Saluto anche Vincenzo fra gli ultimi entrati, vedo che già iniziano le prime domande, mi fa piacere. Partiamo dai, partiamo dalle domande così interagiamo subito insieme. Fra, ad esempio, mi chiedi in quale isola andare a dicembre. C'hai solo l'imbarazzo della scelta, nel senso che da adesso in poi, da fine ottobre in poi, diciamo, inizia il periodo migliore per la Thailandia, inizia il suo periodo più secco, quindi tendenzialmente più buono, almeno sulla carta, perché poi oggi parlare di clima è sempre un terno all'otto, lo è soprattutto in questi paesi tropicali. Diciamo che a dicembre, quindi immagino che stai pensando al tuo prossimo Natale o Capodanno, sicuramente tutta la costa ovest della Thailandia va benissimo, quindi per costa ovest intendo tutta la parte del mare delle Andamane, no? La parte diciamo che ha come isola principale Phuket, se vogliamo appunto partire da questa, ma non solo, perché poi le possibilità in Thailandia di isole sono veramente infinite. Anche se poi ecco, la nostra clientela, diciamo che la clientela italiana si riversa più o meno sulle stesse perché poi l'italiano piace soprattutto andare al mare, quindi ovviamente vuole trovare un mare bello, un mare calmo soprattutto, ma non solo, perché poi l'italiano dopo una bella giornata passata al mare non disdegna magari la sera di trovare qualche servizietto, diciamo, a livello di ristoranti, localini, negozietti a portata di mano. Quindi ecco, da questo punto di vista possiamo trovare tante isole con un bellissimo mare, ma da un punto di vista di servizi, ecco, non tutte le isole thailandesi poi offrono anche una vita, diciamo, notturna, anche se più soft, perché poi ecco, diciamo che il divertimento sfrenato in Thailandia lo troviamo solo in poche località, quindi ecco, dovete pensare comunque sia ecco, a diverse tipologie ecco, di vacanze che si possono fare. Quindi riassumendo un po' la mia risposta per Fra, ti potrei dire ecco, sicuramente l'isola di Phuket, che diciamo è un po' la regina, ma rimanendo su quel versante ti potrei dire anche una località che si trova a circa 30-40 minuti dall'aeroporto di Phuket a nord, si chiama Khao Lak, una località che ancora non tutti conoscono, almeno qua in Italia, nuova, quindi anche poco turistica, fantastica perché è diciamo l'avamposto più vicino per raggiungere il parco delle Simidan, che forse alcuni di voi conoscono o alcuni di voi diciamo hanno già sentito. Un parco molto bello dove però non si può pernottare. E quindi ecco, diciamo che Khao Lak rappresenta il compromesso migliore, no? Per raggiungere,
queste isole, questo arcipelago, lì vicino oltretutto c'è anche un altro arcipelago delle Surin, quindi altrettanto bello. E altre località, ti potrei dire Krabi, qua siamo sulla terraferma, quindi non è proprio un'isola. E a metà strada tra Phuket e Krabi abbiamo l'arcipelago delle Phi Phi Island, che immagino che tutti quanti di voi conoscete, e scendendo verso sud incontriamo un'altra bella isola che si chiama Koh Lanta, e scendendo ancora sotto troviamo tutto l'arcipelago di Trang, che forse è uno dei miei preferiti in Thailandia, anche se ancora poco considerato dagli italiani. E per poi dai, concludere, diciamo, il nostro itinerario in un'isola molto piccola, molto bella, forse uno dei mari più belli di tutta la Thailandia. Quest'isola si chiama Koh Lipe. Qua siamo praticamente al confine con la Malesia, anzi, talvolta è più facile raggiungerla proprio dalla Malesia che non dalla Thailandia. Isola molto piccola, c'è un'unica strada che si può percorrere solamente a piedi, quindi non ci sono macchine, non ci sono motorini, però per chi non la conosce o per chi magari è già stato in Thailandia e non l'ha mai fatta, sicuramente una tappa, una visita merita. Sono tutte isole inoltre che possiamo combinare insieme l'altra con spostamenti principalmente via mare, quindi con le barchette che si trovano, speedboat, diciamo, quindi barche veloci, e quindi ecco, per darti una piccola infarinata. Concludiamo, dai, visto che parliamo di isole, concludiamo spendendo due parole anche su un altro arcipelago. Qua siamo dalla parte opposta rispetto al mare delle Andamane, siamo praticamente vicino al confine con la Cambogia, e l'isola, diciamo, di riferimento principale si chiama Koh Chang, che oltretutto è un bel isolone, è la seconda isola più grande della Thailandia. E posto ancora molto selvaggio, pochi italiani, mare discreto, quindi non propriamente bellissimo, quindi bisogna sempre capire poi quali sono le priorità di un viaggio. Diciamo che invece la parte di Koh Samui, che è un'altra parte, diciamo, che gli italiani frequentano abitualmente nella nostra estate. E durante il periodo, diciamo, di dicembre, quindi primo periodo invernale, solitamente noi la lasciamo un attimino in stand-by da parte, perché rispetto al versante ovest, dove la stagione, dicevo prima, inizia a fine ottobre, quindi a breve, e la zona del Golfo del Siam, dove c'è Koh Samui, la stagione inizia più avanti, proprio a metà fine dicembre. Quindi andare a Koh Samui in quel periodo, se non siamo fortunatissimi, rischiamo di trovare ancora un tempo un po' incerto, soprattutto ventoso, e per l'italiano che va al mare, trovare vento vuol dire trovare un mare agitato, mosso, e all'italiano non piace. Mentre ad altri mercati che al mare vanno o non vanno, penso ai russi, penso ai nord europei, che principalmente passano la loro vacanza nella piscina, nei bar della piscina, e l'italiano va al mare, quindi è importante che il mare abbia le condizioni ideali in quel periodo. Spero, insomma, ecco, di averti fatto un quadro un po' generale e esauriente. Saluto anche tutti gli altri: Vincenzo, Michela, Mirko, via dicendo, Gianmarco. Ok. Floriana ci dice che Krabi il mare non è bello. Sì, diciamo che sono parzialmente d'accordo con te, nel senso che se Krabi va vissuta in modo statico, rischi di non viverla al meglio, nel senso che la litoranea di Krabi, diciamo che è anche improprio talvolta chiamarlo Krabi come te l'ho chiamata io, perché poi la zona, diciamo, turistica di Krabi si chiama Aonang, dove c'è, diciamo, dove ci sono gli hotel, i vari servizi. Da un punto di vista mare non è bellissima, ma se voi invece anche in questo momento, anzi magari fatelo dopo, e provate a fare una ricerca sul web, digitando Krabi, trovate tutte immagini del mare splendido. E quindi a Krabi il mare bello c'è, però non è fronte hotel, non è nella zona degli hotel. Quindi il miglior modo per vivere Krabi non è quello di viverlo in modo statico, ma è quello di viverlo ogni giorno prendendo delle barchette,
con 10 minuti, 20 minuti, 30 minuti di barca si raggiungono dei posti splendidi, veramente belli, forse posti tra i posti più belli, soprattutto da un punto di vista paesaggistico della Thailandia stessa, molto tipici. E se tu, Floriana, magari, ecco, non so, o meno se ci sei stata, probabilmente mi potrai confermare questo che sto dicendo. Però, dicendo questo, dico anche che non è adatta a tutti, perché poi se ci piace una vacanza, diciamo, abbastanza statica, quindi dove l'escursione, lo spostamento giornaliero non deve essere la regola, come invece lo è per Krabi, andare a Krabi può essere sbagliata come scelta. Il bello e il brutto della Thailandia è questo, che è molto eterogenea, molto diversa nella proposta mare. Quindi, se non la si conosce a fondo, rischiamo di sbagliare location, di sbagliare posto. E ovviamente sbagliare posto in una vacanza vuol dire comprometterla, perché poi sapete bene che le aspettative sono tutto. Nei viaggi come in altre cose, quindi si rischia di immaginarsi determinate cose e se uno non è ben informato, queste cose poi non le trova. Ok. Fraci dice: ma Polipe non è turistica? Purtroppo negli ultimi 10 anni sì. Bisogna sempre capire però che cosa si intende per turistico. E che cosa si intende per non turistico? Io parto da questo presupposto. Parliamo di Thailandia, ok? Quindi una meta di per sé turistica, ok? Poi ovviamente anche lì ci può essere un turismo di massa esasperato, chiamiamolo così, e un turismo un po' più trattenuto. Parto anche da un altro presupposto che c'è sempre un motivo del perché un qualcosa diventa turistico, no? Ovviamente un qualcosa diventa turistico perché è un qualcosa di bello, altrimenti nessuno ci andrebbe, no? Quindi il fatto che Koh Lanta è un'isola turistica vuol dire che è un'isola che attrae tante persone. Il fatto che attrae tante persone vuol dire che è un'isola che merita di essere visitata. E rispetto a 10 anni fa il turismo è cresciuto notevolmente. Quindi per chi vuole andare a Koh Lanta, quello che io consiglio è andateci adesso, perché secondo me fra altri 10 anni il turismo crescerà ancora di più. Il problema di Koh Lanta qual è anche? Che è un'isola piccola. Dicevo prima che non ci sono nemmeno strade. E quindi anche se ci fossero un decimo, no, dei turisti presenti su Phuket, ovviamente le dimensioni dell'isola fanno sì che la spiaggia o l'isola stessa, insomma, diventa affollata. E c'è però, secondo me, una caratteristica che ancora mi impone a dire che Koh Lanta non si è aperta in modo esagerato al turismo. E che cos'è? Che ci pone talvolta tante difficoltà, soprattutto anche in alta stagione, sono ad esempio le strutture. Non che non esistano strutture a Koh Lanta, ma strutture adatte ai nostri standard. E voi sapete bene come gli standard italiani non sono gli standard di tutto il mondo. Quindi l'italiano richiede determinati requisiti. E i requisiti minimi nelle strutture a Koh Lanta possiamo garantirli a esagerare in 3-4 massime strutture. Questo mi impone, diciamolo così, non so se è il termine giusto, di dire che pur essendo un'isola turistica, ancora diciamo non c'è un turismo esasperato rispetto ad altre isole dove, che ne so, prendiamo le più celebri come Phuket, come Koh Samui, ma anche in parte la stessa Krabi che citavamo prima, dove l'offerta alberghiera è veramente infinita e è molto difficile non trovare camere libere anche in alta stagione. Su Koh Lanta no, è l'esatto contrario. Anche a gennaio ci è capitato questa settimana e alcune date su alcune strutture risultano piene. Quindi ecco, per chi volesse andare a Koh Lanta, mi raccomando, mai muoversi sotto data. Ok,
Ok, vedo che ci sono domande, mi fa piacere, quindi continuo leggendo la chat. Jasmine ci dice: Salve, ho letto su Kotao che è una bellissima località, però soprannominata l'Isola della Morte per le sparizioni di alcuni turisti. E risulta, grazie, accidenti, ha preso proprio una brutta nomea questa bellissima isola. E sì, gli è stato affibbiato questo nome. E ovviamente è vero quello che tu dici, ci sono state delle morti sospette, chiamiamole così. E io personalmente ci sono stato più volte, mandiamo abitualmente clienti. Ecco, inquadriamo anche l'isola per chi magari non lo sapesse: siamo sul versante est, nella zona del Golfo, è un'isola vicino a Koh Samui, e infatti la si raggiunge principalmente volando su Koh Samui e poi prendendo una barca con una durata di circa un'ora e mezza, due. Un vero paradiso. Ricorda anche un po' le Seychelles, no? Avete presente quelle rocce di granito sull'acqua? Il posto migliore in Thailandia per fare immersioni, isola piccola, non ai livelli di Koh Lipe, però comunque sia isola piccola, mare bello, isola corallina, quindi possibilità di fare anche snorkeling, cosa non facile da trovare, ad esempio, in altre isole thailandesi. Ma dal mio punto di vista, Koh Tao tutta la vita, nel senso che non si è ancora ben capito cosa era successo, però ecco, dal mio punto di vista, insomma, alcun divieto per visitarlo, assolutamente, anche se, vedi, tu mi confermi di questa nomea che sta prendendo. Allora, ok, ti ringrazio Fra per i complimenti, scrivimi pure in privato, poi a fine diretta, chiamiamola così, lascerò i miei contatti a tutti. Quindi, se in modo di resistere, chiamiamola così, c'è la Champions magari che ci porta via, lo so, purtroppo la giornata è quella che è. Scriverò comunque sia con tutti i miei recapiti in fondo, quindi poi se avrai modo di restare fino alla fine, li vedrai, altrimenti ovviamente tutto un qualcosa di registrato e quindi avrai modo di vederli. Io comunque non mi sono ancora presentato, in effetti. Siamo partiti subito in quarta, ma in effetti ancora non ho detto chi sono. Mi chiamo Nicola Baci, quindi se volete anche cercarmi su Facebook mi trovate con questo nome, e se volete lasciarmi la vostra amicizia, assolutamente. E faccio questo lavoro da circa 12 anni. È una passione, diciamo, trasformata in lavoro. E soprattutto sono appassionato dell'estremo oriente. La passione è nata quasi per caso, è nata da un mio viaggio di laurea proprio in Thailandia. Uno dei periodi, diciamo, un po' più felici, no? Della mia vita, ecco, più spensierata, chiamiamoli così. Ha fatto che è scoppiata la miccia, no? Il colpo di fulmine, il classico colpo di fulmine tra il mio stato d'animo e la vacanza che ero andata a fare. E questa passione poi è diventata nel 2007, quindi ormai sono più di 11 anni, è diventata il mio lavoro, e ovviamente in questi 11 anni ho perfezionato, migliorato la conoscenza di tutta quella parte del mondo, ovviamente in primis della Thailandia, che è un po' la regina, e secondo me rappresenta, alcuni di voi vedo, leggo che ci sono stati, quindi spero, insomma, che mi possano confermare queste cose, mi diano un po' di supporto. Penso che possa essere veramente uno dei viaggi più belli che uno possa fare. E più belli per quale motivo? Perché racchiude in un singolo paese tutte le cose che almeno io cerco, ma immagino anche voi cerchiate in un viaggio, quindi la natura, la cultura, il bel mare, il divertimento, il benessere, l'avventura, lo sport per i più sportivi. Abbiamo parlato
poco fa, di Cotao, di immersioni, quindi tante attività. Costo della vita ancora invidiabilissimo, perché in Thailandia puoi andare a mangiare pesce tutte le sere con 7-8 euro, ti puoi permettere una spa al giorno, cosa che qua in Italia sfizi, che qua in Italia difficilmente, almeno io tutti i giorni, posso togliermi. E poi c'è il popolo thailandese, ok, a parte la loro nomea, Thailandia è il paese del sorriso, ma è veramente un popolo cordiale, influenzato ovviamente anche dalla loro cultura, dal loro modo di vivere e soprattutto dalla loro religione, perché è un popolo che vive a simbiosi con la loro religione. Sapete come il buddismo, ha delle caratteristiche, molto lontane a noi occidentali, è brutto dirlo, ma purtroppo è così. Emblematico, secondo me, spesso, emblematiche spesso sono alcune scene, credo a Bangkok, dove a Bangkok c'è un traffico esagerato, cioè veramente esagerato. Io vivo in una piccola città, quindi già quando vado a Milano-Roma, per me quello è un traffico esasperato. Il traffico di Milano e Roma rispetto a Bangkok non è nulla, ma non senti un clacson, non c'è un clacson che suona, non c'è una voce fuori posto, perché è molto semplice, cioè te lo spiegano in modo molto semplice. Il clacson, suonare il clacson, non mi aiuta ad andare più veloce, non mi aiuta ad arrivare prima dove devo andare. Per arrivare prima dove devo andare, l'unico modo è svegliarmi un'ora prima la mattina. Quindi una spiegazione molto semplice, molto banale, ma forse è la spiegazione più giusta, no? L'italiano si mette alla guida in ritardo e l'unica valvola di sfogo è il pulsante del clacson, non ha altro modo per cui sfogarsi. Consapevole che ovviamente suonare o non suonare clacson non gli fa guadagnare del tempo. Tanti punti, insomma, a suo favore, ne vedremo anche degli altri. Ok, Mara, anche lei ha questa passione, mi fa piacere, è una malattia, quindi ogni tanto poi bisogna tornarci, ecco, io questa fortuna ovviamente di fare anche questo lavoro, che mi permette, no, periodicamente, di tornarci, ma ogni volta comunque sia un'emozione nuova, e una visione nuova, perché anche Bangkok, che ovviamente ho fatto in qualsiasi mio viaggio, ogni volta mi fa scoprire una parte nuova, no? Bangkok è una città immensa, pensate che Bangkok conta 15 milioni di abitanti di giorno, 13 milioni di abitanti di notte, quindi i 2 milioni di differenza sono i pendolari, no? Che ogni giorno vanno e vengono, dalle campagne alla città. Quindi è una città che ovviamente ogni volta che la visito, mi fa scoprire cose nuove, una città viva 24 ore al giorno, una città che qua in Europa sicuramente non troviamo né nella sua parte storica, non perché ovviamente in Italia e in Europa non ci sia storia, assolutamente, l'abbiamo da vendere di storia, ma quella cultura, quella storia che c'è a Bangkok non la troviamo, secondo me, in nessun'altra capitale del sud-est asiatico. E il suo passato si fonde in modo perfetto, e mi riallaccio infatti anche al mix perfetto di cultura, no? Che Manuel, leggo, ci scrive, si fonde in modo perfetto con la sua parte nuova, la sua parte moderna, dove per chi gli piace, diciamo, fare anche una serata un po' più VIP, chiamiamola così, c'è solo l'imbarazzo della scelta, cioè passare veramente da ristorante al 60° piano a skybar, quindi per skybar intendiamo bar all'aperto, dove veramente la vista si perde all'infinito. E quando sei al 60° piano e sotto di te Bangkok,
insomma, ti senti veramente, cioè, il cuore pulsa, insomma, ecco, batte forte, sia la prima volta, ma anche la ventesima volta che ci vai, ecco, l'emozione è sempre forte. Ok, altre domandine, altre cose, vedo che non ci sono, vi parlo quindi un attimino un po' di altro, magari di alcune cose, che potrebbero tornarvi utili. Non sto tanto a dilungarmi su alcuni aspetti burocratici che tanto oggi sul web trovate ovunque, quindi che per andare in Thailandia ci vuole il passaporto con validità residua di 6 mesi, penso che tutti quanti lo sappiate, che non ci vuole il visto per soggiorni inferiori ai 30 giorni, penso che anche qui, insomma, sono cose che già conoscete o che, ripeto, tramite web riuscite a trovare come informazioni. Vi vorrei dare un paio di chicche, soprattutto un paio di chicche che ci saranno nei prossimi mesi. Relativamente, parlavo prima di tradizioni, di cultura, di eventi, di cose autoctone, chiamiamole così, del posto, anche perché, parentesi, il bello della Thailandia è che è l'unico posto, l'unico paese di quella fetta del mondo, quindi parliamo di Indocina, che non ha subito colonizzazioni. Quindi, per chi magari ha già fatto altri viaggi in zona, quindi penso Vietnam, penso Cambogia, penso Malesia, comunque se avete trovato delle influenze europee, la Thailandia non ha subito colonizzazioni, quindi ha una sua cultura autoctona. Questo è ben riscontrabile anche in alcune feste. Ad esempio, il 23 di novembre, segnatevelo, cerchiatelo di rosso sul calendario, chi ha la possibilità di partire a novembre, cerchi di metterlo dentro nella sua vacanza. Si svolgerà il Loy Krathong. Oggi è una festa un po' scimmiottata anche dagli europei, purtroppo, ahimè, come succede. Ma è una festa sacra e religiosa, è un ringraziamento al Buddha e diciamo è una liberazione delle negatività, dei peccati che uno ha addosso nel corpo. E come la manifestano loro? Immagino che avrete visto immagini, oggi purtroppo sono scene che troviamo anche in matrimoni italiani, quelle famose lanterne che vengono lanciati in aria, no? Con la fiammella accesa, derivano da questa festa, Loy Krathong, ripeto che si chiama 23 novembre, ed è veramente uno spettacolo vederlo soprattutto in determinate zone del paese, soprattutto nelle aree più rurali, nelle aree più contadine, dove vive ancora il vero thailandese, ok? E perché ovviamente queste festività sono più sentite, è un vero spettacolo vedere queste migliaia di lanterne verso il cielo, crea uno spettacolo unico. Vi potrei citare dei posti come ad esempio Sukhothai, come ad esempio alcune città del nord, Chiang Mai, Chiang Rai, dove vederlo dal vivo, uno spettacolo di questo tipo è veramente un plus per il vostro viaggio. Quindi ecco, ripeto, per chi sarà in Thailandia o per chi avrà la possibilità di partire intorno a fine novembre, non perdetevi questo evento. Un altro evento molto particolare che io non conoscevo, scoperto durante il mio primo viaggio in Thailandia, che è stato ad aprile, e il loro capodanno si chiama Songkran, dura circa 3 giorni, quest'anno sarà dal 13 al 15 aprile, e quest'anno quello è un periodo in Italia particolare, perché se prendete il calendario 2019, in quel periodo avremo 3 ponti quest'anno, Pasqua 25 aprile, 1° di maggio, quindi per chi ha problemi con le ferie, in quelle si può prendere 2 settimane in quel periodo e vedrà che pochi giorni lavorativi ne consumerà veramente pochi. Pasqua mi sembra che sia il 20 di aprile. Parti qualche giorno prima, parti intorno al 14-15 di aprile, ti becchi il Songkran, il capodanno thailandese. Loro sono 500 anni più avanti di noi, vanno ovviamente con l'anno buddista. E molto semplicemente, che cos'è Songkran? È
una guerra, nel senso buono, dal tramonto di gavettoni, cioè si ritorna completamente bambini. E quando tiriamo petardi, botti, fuochi d'artificio, loro fanno una sorta di guerra acqua, di acqua, quindi secchiate, ma direttamente dall'uscita dall'hotel, senza remore, per capirci, non guardano in faccia turista locale. Quindi, dettato anche dalla calura del posto, perché poi aprile è un mese veramente, veramente caldo. Quindi, anche questa secondo me è un'esperienza particolare che trovate solo lì, o almeno io ho trovato solo lì. Non so se esista, da altre parti del mondo. Quindi, anche qua, per chi ha intenzione di fare questo viaggio, nel prossimo aprile e riesce a partecipare a questa festa 13-15 aprile. Oltretutto, sono anche due periodi favorevoli economicamente parlando, perché non parliamo di due periodi di alta stagione, e soprattutto qua in Italia. Voi sapete come ovviamente un viaggio in Thailandia è molto influenzato da un punto di vista economico dall'alta o dalla bassa stagione, perché ovviamente partire nell'agosto che è appena passato, o partire ad esempio nel prossimo Natale o Capodanno, da un punto di vista economico, incide tanto sul prezzo. E per chi si riesce a ritagliare invece lo stesso viaggio in altri periodi dell'anno, vedete che il risparmio, soprattutto sui voli, che è sempre il costo principale, è molto molto considerevole. Ok, continuo un po' con la mia, diciamo, chiamiamolo monologo, vedo che almeno. Ah, ok, no, c'è qualcuno che invece ha scritto, ero rimasto col cursore in alto. Andrea scrive a Chiang Mai, non so se magari si riferisce al famoso Loy Krathong di cui dicevamo prima. Qualche festo o evento da non perdere dal 20 al 30 dicembre. Tipico loro, nessuno, nel senso che il Capodanno nostro occidentale viene festeggiato ovviamente anche lì, però diciamo che non è una festa loro, quindi, di particolare, di significativo in quel periodo non c'è niente. Come ad esempio viene festeggiato anche il Capodanno cinese, che sarà il 5 di febbraio quest'anno. La Thailandia è un paese, sarebbe bello anche da noi, dove ci sono tre capodanni, il nostro, il cinese e il loro, rispettivamente 31 dicembre, 5 febbraio e 13-15 aprile. Quindi nell'arco di 4 mesi tre capodanni, veramente prese dei balocchi. E, a proposito di capodanno cinese, se vi devo dare anche qua un suggerimento, data da segnare in rosso e possibilmente da evitare, è questa. Il 5 di febbraio e ovviamente anche i giorni, diciamo, vicini, quindi come un po' succede in Italia, anche in Cina, in quel periodo la gente va in ferie magari da fine gennaio a metà febbraio, e veramente tanti cinesi si riversano in Thailandia, anche perché la vicinanza ovviamente li favorisce in questo. Quindi se potete evitare un periodo, direi evitate il 5 di febbraio. Più che altro perché l'affollamento sarà, diciamo, abbastanza pesante. E poi il cinese, avete mai visto un cinese in vacanza? Il cinese non va al mare, il cinese va in vacanza per mangiare. Quindi lui si sveglia alle 6, perché sa che il buffet, apre alle 6 e mezza, si fa 3 ore di buffet dalle 6 e mezza alle 9 e mezza, rimpinguando il piatto il più possibile, ok? Poi ovviamente dopo aver mangiato e cenato per 3 ore, non va al mare, va in camera a dormire e poi, se va bene, viene giù in spiaggia vestito al pomeriggio. Quindi, da italiano, trovarsi un buffet con la fila, insomma, non è il massimo della vita, almeno a me non piace. Martina Segre, hai un bellissimo cognome, una persona a me cara, ha quel cognome. Non so se sei della zona di Piella o meno, ma lui era di quelle parti.
dice: info di servizio, c'è un modo per evitare di svenarsi andando in Thailandia a Natale. Su cosa si può risparmiare? Ha senso prenotare ora per Natale 2019? Allora, vi do delle dritte. Allora, e quindi qui dipende molto da come organizzate di solito i vostri viaggi. Se li organizzate per conto vostro, ora non ha più senso. Non ha più senso perché se provate a dare un'occhiata oggi ai voli per quel periodo, parlando di voli umani, non compagnie strane, non notati in aeroporto, o non le scale assurdi, i voli hanno veramente costi improponibili. Ma per questo ci sono le agenzie di viaggio, no? O i tour operator. Cioè, le agenzie di viaggio nascono per soccorrere, chiamiamolo così, chi ha una problematica, no? Chi ha una difficoltà, come può essere questa. Perché come lavorano le agenzie di viaggio o i tour operator? Si muovono un anno prima, si muovono un anno prima. Cioè noi adesso ci stiamo muovendo per agosto 2019, ok? Per Capodanno 2000, per Natale 2000, tu qui intendi Natale 2019, forse 2018, insomma, il prossimo Capodanno, ci siamo mossi un anno fa. Ci siamo mossi un anno fa facendo cosa? Prendendo degli accordi con le compagnie aeree e con gli hotel, preacquistando, diciamo, dei posti sui voli o delle camere hotel. Per garantire oggi che cosa ai nostri clienti? Non solo una disponibilità certa, ok? Ma anche quote aeree ovviamente introvabili, perché naturalmente un conto è bloccare dei voli, quindi bloccare dei prezzi, ok? Mesi fa, ok? E rispetto a prenderli oggi, cioè prenderli oggi ad una tariffa di mercato. Quindi il consiglio che do sempre per chi si muove adesso per quel periodo è questo, cioè purtroppo la strada è unica, nel senso che se vuoi andare in Thailandia a Natale o Capodanno, non ti dico spendendo poco, attenzione, perché spendere poco in altissima stagione non è mai possibile, ovviamente. Presto tu ben sai o fare mercato. Quindi naturalmente in altissima stagione spendere poco vuol dire trovare la fregatura. Però spendere il giusto lo puoi fare ad oggi solamente appoggiandoti a chi questi impegni li ha presi. Ok? Noi li abbiamo. Penso che oggigiorno, ecco, qualsiasi operatore, se vuole stare sul mercato, deve operare in questo modo, altrimenti sei tagliato fuori dal mercato. Fermo restando che vi do anche delle indicazioni a livello economico, perché poi qua parliamo, parliamo, ma ovviamente, ecco, iniziamo a capire di quanto dovremmo alleggerire il portafoglio, oppure quanto dovremmo mettere via da qua a fine anno. Fermo restando che, dicevo, un viaggio in Thailandia ad oggi per Natale o Capodanno a meno di 2000 euro, se uno vuole stare tranquillo, e quindi per stare tranquillo intendo dire vuole dei buoni servizi, vuole dei servizi, diciamo, anche nelle posizioni migliori, più favorevoli. Non vuole impiegare 2 giorni per arrivare in Thailandia a meno di 2000 euro. Parlo ovviamente, attenzione, è sempre di prezzo finito e non parlo di volo e hotel, parlo ovviamente anche di eventuali trasferimenti a terra, aeroporto, hotel, parlo anche di voli interni, perché spesso per raggiungere le isole necessitiamo di voli interni o di trasferimenti anche via mare, dove non c'è aeroporto. Parlo anche di assicurazioni, perché cosa molto importante che spesso si sottovaluta è anche l'aspetto assicurativo. In Thailandia per i turisti la sanità è privata, non è pubblica, quindi è molto semplice. I thailandesi sono persone semplici. Se ti fai male e vai all'ospedale, o paghi o hai un'assicurazione o non ti curo. Scremano così, quindi capite che è da pazzi, chiamiamoli così, partire senza aver stipulato un'assicurazione medica. Con noi nessun cliente parte senza, noi le rendiamo obbligatorie, quindi non diamo nemmeno la possibilità ai clienti di pensarci, perché si rischia. Ogni tanto al telegiornale passano dei titoli o sui giornali,
turista italiano lasciato moribondo in ospedale, poi dovuto intervenire la Farnesina, si è dovuto far spedire i soldi dall'Italia. Questo è il motivo, eh. Non aveva soldi a sufficienza o assicurazioni che lo potevano tutelare, insomma. Quindi ecco, nei nostri pacchetti questi cinque servizi che vi ho detto, quindi voli dall'Italia, hotel. Ovviamente parliamo sempre di hotel in pernottamento e prima colazione, perché non ha senso prendere i pasti dall'Italia, visto che, come vi dicevo prima, i pasti in loco costano veramente poco e visto che, come vi dicevo prima, fuori dall'hotel trovate tutto quanto. Trasferimenti a terra, ok? Quindi molto comodo, arrivate in aeroporto, trovate la personcina con il classico cartello, parla italiano, quindi anche per chi ha problemi con la lingua, va a nozze. Volo interno per chi ovviamente andrà poi sulle isole e assicurazioni. Queste sono le cinque cose che servono per fare un viaggio in Thailandia, sia per chi il viaggio se lo fa in modo organizzato, sia per chi il viaggio se lo organizza per conto suo. Ovviamente poi un viaggio organizzato sapete bene come evitate lo sbattimento, chiamiamolo così, delle accollarsi addosso le responsabilità delle prenotazioni e avete ovviamente anche delle agevolazioni nei pagamenti, no? Se io prendo un volo per mio conto ad oggi per Capodanno, il volo lo devo pagare per intero e non parliamo di voli che costano 2 lire, ok? Attraverso voi, attraverso ovviamente qualsiasi operatore, l'impegno all'inizio è impegno minimo. Si parla di acconto e poi di saldo, ok? Un'assistenza garantita in italiano sul posto, in qualsiasi posto. Quindi chiamate, la personcina vi risponde o interviene direttamente sul posto. Perché purtroppo oggi non ve la voglio buffare, però oltre a vendere viaggi, viaggio anche io. Io sono appena rientrato dalla Grecia e c'è stato uno sciopero i primi di settembre dei traghetti nazionale per più giorni, ho rischiato di rimanere a piedi e fortunatamente l'intervento, okay, della mia agenzia è riuscita a riproteggermi tutto quanto, altrimenti rimanere a piedi voleva dire cosa anche? Perdere il volo, ripagarlo, cosa non piacevole. Di servizi legati magari a eventuali overbooking, parlavamo di Natale, Capodanno, quindi alta stagione, possono capitare, no, questi fenomeni. E magari a qualcuno di voi già sono capitati. Martina dice: non intendo andare a questo Natale, quindi avevo letto bene, Natale 2019, ma il prossimo anno, se faccio autonomamente senza agenzia, ma mi sa che mi stai rispondendo. Sì, ovviamente vale sempre la regola del prima mi muovo meglio, no? I voli personalmente noi li abbiamo 11 mesi prima, le quote aeree. Giulia ci chiede: agosto è un buon periodo? Allora, tendenzialmente sì, però non su tutta la Thailandia, nel senso che il periodo nostro estivo, quindi agosto, scusate, sul versante ovest di cui abbiamo parlato prima, è un periodo monsonico, anche se poi oggi anche lì è un periodo monsonico un po' a sé stante, perché poi vedo foto di clienti a Phuket con il sole, quindi anche lì, ma potremmo aprire una parentesi. Noi però i nostri clienti, per non rischiare, nel nostro periodo estivo li mandiamo sull'altro versante, nella parte del Golfo del Siam, perché essendo golfo è una parte appunto riparata, no? Come dice la parola, e quindi il passaggio monsonico non c'è o c'è in minima parte. Infatti anche i clienti adesso appena rientrati, ma tuttora adesso a settembre li stiamo mandando in questo versante, quindi per capirci come isole Koh Samui oppure Koh Tao di cui abbiamo parlato prima, c'è anche un'altra isola a metà strada, poco considerata, si chiama Koh Phangan, un bel isolone, la quarta isola più grande del paese, poco turistica, infatti non c'è nemmeno aeroporto, sono tutte isole adatte
adatte nel nostro periodo estivo. Quindi diciamo che seppur con il clima non possiamo mai mettere la mano sul fuoco, diciamo che qua una mano no, ma due dita sul fuoco te le farei mettere. E poi ecco un'altra cosa importante che secondo me bisogna dire quando parliamo di Thailandia, in parte ovviamente l'abbiamo già accennato prima, la Thailandia non è solo mare, se abbiamo una mezza giornata nuvola, abbiamo 2000 cose da fare. Ok? Prendiamo un mercatino, quelli non i centri commerciali, mercatini, andiamo a fare un po' di shopping, passiamo un'oretta nella spa e andiamo a vedere qualcosa, perché qui anche nelle isole, da un punto di vista culturale storico, c'è qualcosa di interessante da vedere. Ma anche nella stessa Koh Samui che citavamo poco fa, parlando di agosto, abbiamo un interno collinare, c'è giungla, è possibile fare dei trekking con gli elefanti, ci sono cascate da vedere. Quindi ecco, non siamo alle Maldive, dove veramente se abbiamo un'ora di pioggia o mezza giornata brutta diventa un problema l'alternativa. Quali alternative ne troviamo? Non vi state a preoccupare. Ok, ciao Cristina che ci saluta, vedo che altre domandine non ci sono. E due paroline rispondendo anche ad una nostra, chiamiamola fan della pagina, dai, che oggi ci ha chiesto, non so se è collegato o meno perché ho visto che ancora non ha scritto, ma poi se sente la registrazione magari gli farà piacere, insomma, questi 2 minuti che le spendiamo. Ci chiedeva se c'erano soluzioni, diciamo, non inclusive in Thailandia. E in parte l'abbiamo già accennato prima, no? Quando parlavamo di hotel e quando parlavamo di trattamento. Diciamo che non inclusive con la Thailandia non va molto d'accordo, nel senso che rispetto magari ad altre mete, rispetto magari ad altri viaggi che abbiamo fatto, dove la vacanza prettamente viene passata all'interno del villaggio, ma anche perché fuori dal villaggio magari non c'è nulla, e io ovviamente diventa quasi obbligato un trattamento di pensione completa, parlo di inclusive. In Thailandia è l'esatto contrario, la Thailandia è fuori, non è dentro la struttura. Quindi la Thailandia è un viaggio molto dinamico, e dove spesso e volentieri le giornate vengono passate fuori, non dentro la struttura. Quindi avere i pasti inclusi veramente non ha senso. In passato alcune strutture hanno provato a metterli dentro i pasti proprio per andare incontro alle esigenze del nostro mercato, però vedo che poi sono state scelte che nel corso degli anni hanno abbandonato. Questo avvalora appunto a maggior ragione ancora la tesi dove partite con colazione e basta. E va contro il nostro lavoro perché poi tutti gli hotel ovviamente hanno uno o più sale e ristoranti, quindi in tutti gli hotel è possibile aggiungere anche una mezza pensione, una pensione completa, ma chi ve la aggiunge è o una persona non corretta o una persona che non conosce il posto, perché una persona che minimamente conosca quello che sta per vendervi non può almeno dirvelo quello che vi sto dicendo. Cioè in Thailandia, ripeto, se vi piace il thailandese, il ristorante, il pad thai, ecco, che è uno dei piatti preferiti anche dagli occidentali, non so se magari qualcuno di voi lo conosce, però piace a tutti. Quindi anche per chi come me magari prova e non prova, perché poi ecco, siamo abituati bene noi qua con la cucina, il pad thai piace a tutti, al ristorante con 100 baht lo portate a casa. Tenete conto che un baht sono 40 euro, scusatemi, che 1 euro sono 40 baht. Vuol dire che con 2,5 euro aggiungiamo la bibita, con 4 euro cenate, perché il pad thai è un piatto unico. Quindi si passa veramente da... E non parlo, attenzione, di cibo di strada, di street food, perché io ovviamente, noi personalmente non lo consigliamo a
tutti, cioè chi lo vuol provare ovviamente lo può provare, però quando al ristorante tu mangi con 4 euro il cibo thailandese, con 10 euro bevande incluse ad esagerare pesce locale, se una sera ti vuoi ritagliare la serata un attimino un po' più snob, andiamo a mangiare l'aragosta al ristorante italiano con 20-25 euro, ce la caviamo. E aggiungere i pasti hotel, dove magari i pasti costano sempre poco, magari costano il doppio rispetto a quello che troviamo fuori, non ha veramente senso. Non ha veramente senso. Noi avevamo studiato in passato avevamo degli accordi particolari con delle strutture che, ad esempio, ci omaggiavano la mezza pensione. Allora, ovviamente, aveva senso aggiungere la mezza pensione, altrimenti. Non trovo una motivazione, se non magari, che ne so, persone con delle problematiche, che fanno fatica magari ad uscire, oppure che ne so, famiglie con bambini piccoli, ma poi alla fine, no, secondo me, anche io ho un bimbo piccolo, quindi capisco loro perché le loro esigenze sono simili alle mie e quindi non trovo, secondo me, una scelta corretta. Ok, e quindi abbiamo risposto anche brevemente ad Anna. E domande non ce ne sono, ma diciamo che possiamo concludere anche la diretta in questo modo, no? Cosa fare, dove andare un po', no? Vi state chiedendo, è la mia prima volta in Thailandia, cosa mi consigli di fare? Dove mi consigli di andare, via dicendo. Allora, tutto ovviamente sta sempre, cioè bisogna capire ovviamente intanto uno che tipo di viaggio vuol fare, perché c'è chi preferisce fare una vacanza puramente di mare, c'è chi preferisce fare una vacanza puramente itinerante, c'è invece chi vuole fare, diciamo, un mix tra le due cose. Bisogna capire anche quanti giorni uno ha a disposizione, perché purtroppo oggi grandi periodi di ferie per chi, cioè non tutti se le possono permettere. Quindi ecco, ho notato poi sempre più frequentemente che negli anni che le ferie via via si stanno accorciando. Quindi ecco, anche lì bisogna capire perché ovviamente fare tutto equivale a non fare niente, quindi secondo me è meglio fare poche cose ma farle bene, anche perché ovviamente in un singolo viaggio non è possibile vedere tutta la Thailandia, nemmeno per chi ha 20-30 giorni a disposizione ovviamente. Diciamo che quindi secondo me un itinerario classico come prima volta in Thailandia perfetto è il classico appunto Bangkok e Mare. Bangkok e Mare perché è un itinerario che si può sviluppare dalle 7 alle 10 notti, quindi non c'è bisogno di prendere tantissimi giorni di ferie, è un itinerario che mette in risalto, diciamo, i principali aspetti del paese, quindi la parte culturale, storica, artistica, religiosa, perché Bangkok da questo punto di vista è fantastica. Bangkok ha i templi forse tra i più belli di tutta la Thailandia. E quindi combinare la capitale appunto con un'estensione mare, per me il mare ci deve essere sempre, io sono un amante del mare, vivo al mare, quindi per me è impensabile andare in Thailandia e non andare al mare, ma anche perché ovviamente è un mare che merita di essere visto. E poi ok, qui possiamo parlare, in parte ne abbiamo già parlato, su dove andare a fare il mare. E qui si aprono migliaia di parentesi perché, come dicevo inizialmente, le possibilità sono veramente molteplici, cioè ci sono veramente in Thailandia centinaia di isole adatte a tutti, adatte a chi si vuole divertire. Possiamo prendere in considerazione, che ne so, le classiche Phuket e Koh Samui, ma anche all'interno delle classiche Phuket e Koh Samui si possono fare delle vacanze in completa solitudine, in completo relax. Bisogna saper scegliere le zone giuste, perché parliamo di isole, quindi un po' come dire vado in Sardegna. In Sardegna puoi fare una vacanza snob, VIP,
oppure una vacanza selvaggia. Vale lo stesso discorso. Isole da vedere in questi anni, parlavo prima con una persona collegata di Conipe, secondo me è un'isola da fare in questi anni, oppure, ve le citavo prima, l'arcipelago di Trang, isole come Cocradanne, Kolgai, che sono nomi ancora veramente talvolta sconosciuti qua sul mercato italiano, ma sono isole che secondo me merita la pena vederle, magari non come prima volta. Come prima volta magari, ecco, consiglio sempre un attimino di andare nei posti più conosciuti, ecco, chiamiamoli così. Però per chi magari, e tanti di voi ci sono già stati, quindi per chi è alla seconda, terza, quarta volta in Thailandia, ecco, ci sono veramente posti che, questi che vi ho appena citato, che meritano sicuramente. E poi ovviamente, ecco, per chi ha giorni a disposizione, perché ovviamente può permettersi anche delle spese più elevate, ci sono degli itinerari molto belli anche nel nord del paese, dei veri e propri tour, quindi per scoprire ovviamente un po' la Thailandia più vera e autentica, perché oggi Bangkok è una città anche molto occidentalizzata. Bangkok vedi il thailandese con la 24 ore in mano, cioè io quando vado in Thailandia, insomma, l'aspettativa, il mio thailandese che mi sono immaginato per mesi, non viaggia con la 24 ore in mano. Quindi ecco, il mio thailandese, il contadino che lavora nelle risaie, quello che raccoglie il riso, quello che raccoglie il tè, quello che vive a simbiosi proprio con la natura. Ecco, queste, diciamo, scene sono scene che si vedono principalmente nel nord del paese, quindi ecco, perché ha la possibilità poi di fare più giorni, ecco, sicuramente 3, 4, 5 giorni, ecco, non di più, con un tour magari anche in italiano, così ottimizziamo i tempi e soprattutto capiamo quello che vediamo, perché questa è un'altra cosa importante. Una guida comunque sia ci aiuta a capire quello che stiamo vedendo. E se non ci basta vedere le cose per avere la bella fotografia da portare a casa, va benissimo, ma se noi ci interessa anche capire il perché e per come, perché ovviamente parliamo di una cultura, di modi di fare, di tradizioni completamente diverse dalle nostre, quindi ovviamente la guida ci agevola in questo. Ho messo la maglia anche a tema, no? Perché è l'unico, come si dice, gadget che ci porta la Thailandia, Khao San Road, via che magari alcuni conoscono, era la via, ma in parte lo è tuttora, no? Degli hippie anni 70, una via di Bangkok, nata turisticamente perché negli anni 70 erano praticamente gli americani in guerra in Vietnam che venivano a svernare, chiamiamolo così, divertirsi il weekend a Bangkok e si radunavano in questa zona, in questa via, diciamo. Per chi va a Bangkok, una serata in questa via consiglio di farla. Musica live, molto piacevole. Gente giovane, ci sono tantissimi centri massaggi anche all'aperto, quindi a Bangkok si macinano tanti chilometri perché è una città ovviamente molto grande, quindi anche un semplice massaggio ai piedi, gambe, è un piacere farselo fare. Per una notte da leoni, allora, Andrea diceva che per una notte da leoni io la inizierei qua. Qua potrebbe essere l'inizio di una notte da leoni. E poi la possiamo concludere in tanti posti, qua proprio la città veramente che non dorme mai. Parlavamo prima di Sky Bar,
non ci sono vere e proprie discoteche, più che altro parliamo di club, disco, locali, ecco, chiamiamoli così, però insomma chi vuole tirare tardi la notte ha solo l'imbarazzo della scelta, ovviamente i divertimenti a Bangkok pullano, quindi insomma c'è solo l'imbarazzo della scelta, anche qua. Ok, allora, potremmo stare veramente ora a parlarne, tempo ovviamente è quello che è, spero insomma ecco di avervi fatto venire un po' voglia, per tutto il resto, se avete piacere ovviamente di proseguire. Una chiacchierata con me quando ne avrete voglia e se avete piacere ovviamente di approfondire poi il discorso, se qualcosa insomma vi ha stuzzicato e volete un attimino saperne di più, vi lascio tutti i miei contatti adesso qua in fondo nella chat, così li trovate anche per chi vedo mi richiedeva prima. Allora, intanto mi chiamo Nicola Paci, come dicevo inizialmente, quindi mi trovate tranquillamente anche su Facebook. E la mia mail per chi vuole insomma scrivermi la mail è questa. Ok, e ho anche una mia pagina Facebook abbastanza anche frequentata, per chi ovviamente anche qua ecco ha piacere di diventare fan, quindi ecco interagire con altre persone interessate a questo tipo di prodotto, si chiama Viaggio in Thailandia, vi lascio anche il mio recapito telefonico per chi ovviamente ha piacere, di scambiare due parole telefonicamente, perché no? Per tutto il resto, ripeto, sentiamoci tranquillamente in privato niente, vi saluto, vi ringrazio. Piacere mio ovviamente, di aver passato quest'oretta con voi, sempre un piacere ovviamente parlare di queste cose spero ovviamente poi di sentirvi presto, vuol dire che insomma ecco, vi è entusiasmato la cosa ed è ovviamente il mio più grande desiderio, insomma, obiettivo di questa sera. Vi saluto, buona serata, a presto. Ciao ciao!